Buongiorno Sinsauri e bentornati sul nostro canale. Oggi mi vedete a bordo della F4E88 GT3 Evo ed è la stessa macchina che troviamo su Assetto Corsa Competizione, però siamo a bordo. Dove stiamo simulando una sorta di prova libera. Allora, se siete degli appassionati di Assetto Corsa Competizione, siete sicuramente passati prima da Assetto Corsa. Quando si comincia a giocare ad Assetto Corsa Competizione si nota subito un miglioramento della fisica delle GT3. Ovviamente Assetto Corsa Competizione è nato attorno alle GT3, quindi non si può pensare che siano fatte male le GT3 di Assetto Corsa Competizione, quello offre e lo deve fare bene. Il problema di Assetto Corsa Competizione è anche il suo pregio, cioè l'offerta limitata in vettura e in pista, ma difficilmente si riesce a tornare indietro alla fisica di Assetto Corsa normale dopo aver provato in competizione. Ed ecco che ho trovato questa cazzo di Ferrari F488 GT3 stile Assetto Corsa Competizione, che non è solo bella, cioè non mi propina solo la stessa grafica e gli stessi interni, ma mi dà una fisica che veramente sembra quella di Assetto Corsa Competizione. Per esempio, non ho quella leggerezza che ho sul posteriore tipica delle GT3 di Assetto Corsa, oltre ad avere nel setup gli stessi affinamenti che ho in Assetto Corsa Competizione. Devo dire che mi manca, ma la sto guidando per noi. Io vi ho recentemente postato un video di questa macchina mentre la porto al Mugello, video freddo senza parlare, solo per ingolosirvi. Ecco, giocare ad Assetto Corsa, adesso ci stiamo andando a passeggio, giocare ad Assetto Corsa Competizione è molto bello, però uno dice figa, però non ci sono solo quelle piste nel mondo, c'è anche appunto Brno, Interlagos e tante altre, alla quale ho accesso solo ed esclusivamente con Assetto Corsa, chiamiamolo liscio. E come vi ho già detto, utilizzare una mod, che sia un circuito, che sia una macchina, deve essere una cosa ragionata. Se la mod fa cagare, farà cagare poi tutto il gioco complessivo. Ecco, devo dirti che questa Ferrari e anche questa pista sono fatte molto molto bene. Ho provato a girare su tracciati che conosco su Assetto Corsa Competizione e vedo che i tempi sono lì nel mezzo secondo, un po' più, un po' meno. E poi la grafica, ma sapete che a me la grafica di Assetto Corsa mi convince un po' di più per via di quei colori più attinenti alla realtà, ovviamente con la carta shader patch, solo tutto quello che serve, però è più convincente, cazzo. Ecco che vi ho detto, il tipico, però in un saliscendi, okay, il tipico Daniel, problema del posteriore leggero. Salo, ahead is pitting. Ne approfittiamo per dirvi che questa macchina dovete farla partire con un po' di frizione nel launch control, nella partenza da fermo. Però è tipico che quella volta che lo sa. Va bene. E niente, a me per me piace perché è il mio primo sim, dove mi sono innamorato dei sim, era GTR2 e il circuito del Brno di GTR2 lo trovavo fantastico. Quindi diciamo che questa F488 colma quella lacuna che mi mancava, proprio perché è fatta bene. Devo ancora imparare a usare, devo ancora imparare le
marce quando no, però cazzo, mi si sta aprendo un mondo, perché finalmente non ho una dozzina di circuiti a disposizione, ma ho tutti i circuiti del mondo. Una grafica stupefacente nonostante l'età del gioco, e una fisica non accettabile, una fisica fantastica. Quindi ragazzi, cosa vi devo dire? Scrivete su Google assetto Ferrari F488 GT3 ACC modo assetto corsa, vedrete che la trovate. Perché non ve la metto sotto? Perché io sono un sauro, quindi vi cago il cazzo e vi faccio lavorare. Se non la trovate, sarò lieto di darvelo io il link. Scrivetemi, così almeno so quanti di voi apprezzano questa cosa, quanti di voi magari già la conoscono, o a quanti di voi non gli frega un cazzo. Cos'altro c'è di bello in assetto corsa rispetto a competizione? Allora, io ultimamente mi sono avvicinato, e già allontanato, ve lo dico, ma poi vedrete i video, all'utilizzo del Sim Online. Quella curva lì mi è grotta. Online succede una cosa. Online si ha una certa disparità di capacità di guida che rende la cosa molto interessante, ma anche molto snervante, perché la capacità di guida non si riflette solo sulle prestazioni, ma si riflette anche sul fatto che si va a sbattere. Assetto corsa offline ha non solo la possibilità di settare l'intelligenza artificiale sotto il punto di vista prestazionale, ma di dare anche un vantaggio, cioè se io metto il 95% poi posso mettere un range di più o meno 3%, e questo fa sì che in pista abbiamo piloti di più disparata capacità, con il pregio rispetto alla guida online di un'estrema correttezza di condotta. Quindi il pilota più lento di voi, una volta che dovete entrare, vi farà entrare e accetterà il sorpasso senza per forza chiudervi, come succede con la demenza umana al contrario dell'intelligenza artificiale. Ma lasciandovi strada. Questo soprattutto sui circuiti ben montati, perché attenzione, alcuni circuiti hanno un piccolo problema di gestione, ossia, e lo vedete da come questi si escono di traiettoria, non vengono rispettate bene le traiettorie. Questo è l'unico al border, quindi anche coi circuiti stateci attenti. Comunque devo dire che mi gratifica moltissimo, e adesso a Brno ci andremo a fare una gara. Dovremmo mettere un po' di intelligenza artificiale, perché vedo che qua è un po' strana. Questa è la curva Galeotta, poi io penso e non rifletto. Però guardate anche la grafica di questa Lamborghini. Sapete che comincio a pensare che sia ben più dettagliata di quella di assetto corsa competizione. Ma soprattutto i colori. I colori e i riflessi mi piacciono davvero molto. Cazzo che bella che è. Last lap time was 203.86. Blue flag. Bene, concludiamo il giro e usciamo dai box. Spero di avervi messo una bella pulce nell'orecchio con questo video e questa macchina. Ditemi se la trovate online. F488 GT3 ACC mod assetto corsa, vedrete che la trovate. Just cut the track.
Yellow flag. Your left front tire is running hot. Davvero bello, davvero, davvero figo. Peccato solo la grafica degli ominei boss, quella mi manca. Quella mi manca davvero. Bene ragazzi, io anche stavolta vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto al prossimo giro. Ciao ciao.